Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport, alla vigilia di Como-Bari. Si gioca domani alle 14 allo stadio Senigallia, sfida sulla carta quasi proibitiva per il Bari, come secondo in classifica che punta fortemente alla promozione diretta in Serie A. E poi c'è un altro dato abbastanza eloquente: Como miglior rendimento casalingo del campionato di Serie B, Bari penultimo rendimento in trasferta della categoria. Solo il Lecco ha fatto peggio dei biancorossi. Come si può tirar fuori un buon risultato a questo punto indispensabile per alimentare le speranze salvezza? 0805019998 per le vostre telefonate. In studio abbiamo Antonio Di Gennaro, il nostro DJ. Ciao DJ. Buongiorno a tutti. Jessica Ramos. Buon pomeriggio a tutti. Cristian Siciliani. Ciao, buon pomeriggio. Allora, gira da ieri una notizia che avrebbe del clamoroso. Tutti in discussione, addirittura Brenno. Cioè, nel senso che, per carità, il rendimento di Brenno non è un rendimento straordinario in questo campionato. Però fa specie pensare che possa giocare il suo vice a 6 giornate dalla conclusione del campionato. Peraltro Pissardo, un giocatore che non ha esperienza nel campionato di Serie B. No, anche perché il portiere è un ruolo molto delicato, difficile, nel senso che l'esperienza può essere importante, però d'altronde quando entrò, mi ricordo a Spezia, perché si fece male appunto Brenno, fece la sua partita, quindi è normale che il portiere è un ruolo, deve sempre essere sul pezzo, essere sempre nelle migliori condizioni, e può capitare. Certo, questo fa, come dicevi tu, fa specie, perché vuol dire che non l'ha visto sicuro, e anche noi l'abbiamo visto magari anche poco coraggioso, proprio lucido anche in alcune situazioni, ma forse non da adesso. E quindi in questi momenti può succedere di tutto, e questo ti fa capire l'annata che stiamo attraversando. Cristian, tu eri presente ieri alla conferenza stampa di Iachini. La domanda è stata fatta a proposito, si parlava proprio di Brenno. E lui, non so se abbiamo montato quel passaggio. Sì, sì, c'è anche, fa capire, c'è anche il passaggio. Che vale per tutti, insomma. Sì, vale per tutti, però di fatto non ha detto Brenno gioca, quindi il ballottaggio aperto. Soprattutto lui dice: in questo momento voglio vedere in campo calciatori non timorosi, che abbiano coraggio e che soprattutto siano liberi mentalmente. Evidentemente vede un Brenno in difficoltà anche da un punto di vista mentale, così come ha visto male Puskas la settimana scorsa, e fa delle scelte anche in questo senso. Al momento diamo in vantaggio Pissardo su Brenno, diciamo 55% o 45% per fare delle percentuali, però potrebbe esserci il debutto dal primo minuto di Pissardo. Velocemente, un amico in linea, pronto? No, sono Stefano. Ciao Stefano. Ciao, posso rubarvi un minuto? Vai. Con una poesia? Vai. Si chiama Citazioni famose. Sì. Caro tifoso del Bari, devi stare sereno, ti basterà guardare il bicchiere mezzo pieno. Bene. E se poi il bicchiere lo svuotiamo, ricordiamoci da dove veniamo. Caro tifoso, non ti devi preoccupare, aspettiamo la fine di agosto per giudicare. Ancora, ti ho detto, non ti devi preoccupare, aspettiamo la fine di gennaio per giudicare. Continuate a dire che deve vendere, accadrà probabilmente, ma allora trovatelo voi l'acquirente. Mamma mia, quanto siete pesanti, sicuramente vinceremo, abbiamo 7 attaccanti. Ma cosa ci fanno tutti questi bambini allo stadio? Sarà mica l'effetto Iachini? Su, dai, non abbiate strani sentori, ne abbiamo viste di stagioni peggiori. In 40 anni di carriera ne ho sentite 10, 100, 1000. Ma dire De Laurentiis vattene è da imbecille. Ora concludo, ma il mio lavoro non è mica finito, perché io mi fido di Ciro Polito. Ciao Enzo, un abbraccio. Bella poesia, ho ritrovato anche alcune frasi forse dette da me, ma diciamo decontestualizzate, nel senso che il bicchiere mezzo pieno, avevo ragione io, caro Stefano, lo vedevo quando c'era Mignani, vedevo il bicchiere mezzo pieno, avevo ragione perché il Bari non perdeva. E Mignani aveva capito che quella era evidentemente la stagione del Bari, una stagione prudente, quindi avevo capito io, voglio essere presuntuoso, avevo capito tutto da quando c'era Mignani, avevo detto che il bicchiere era mezzo pieno perché appena dato via Mignani il bicchiere si è svuotato, ma fino a quando c'è stato lui il bicchiere era mezzo pieno, e di stagioni peggiori ne avevo viste, caro Stefano, ma non posso essere un mago e prevedere che con Iachini, non è una poesia questa, ma è il mio punto di vista, che con Iachini in panchina facciamo 2 punti in 7 partite, o sbaglio?
Questo è il nostro campionato. Voi sapevate che avremmo fatto 2 punti in 7 partite con gli Achini, Stefano, tu, gli altri che... No, soprattutto dopo le prime due, dove vincemmo e poi abbiamo fatto... È lì che, sinceramente, ne parlavo anche stamattina con addetti ai lavori, dopo quelle due partite dove abbiamo vinto, non facendo un grande calcio, ma d'altronde non è che in Serie B vedi un grande calcio, la partita a Bolzano è stata forse la più brutta dal punto di vista proprio generale, e questo stride perché dopo due vittorie, dopo il gruppo che era affiatato, ci ricordiamo le calate e quant'altro, il gruppo si è sgretolato, cioè non è più reso per quello che potevano essere, diciamo, quelle due partite che avevano decretato i 6 punti. E quindi cosa c'è da dire più? Si va in campo, bisogna lottare, io mi auguro che ci sia uno spirito. Ci sono dei tifosi, Stefano l'ha fatto simpaticamente, ma che provano gusto a dire, io l'avevo detto, hai visto che avevamo ragione. Lo scorso anno però non telefonavate, no? Quando il Bari volava e andava, la proprietaria era la stessa, il direttore sportivo era lo stesso, e siamo arrivati a due minuti dalla Serie A. Quindi insomma bisogna anche essere un po' coerenti nella vita. Poi ripeto, il tema multiproprietà è un problema che c'era quando vincevamo i campionati e c'è attualmente. È chiaro che ci deve essere come dire, una riga a chiudere questa questione, e l'abbiamo detto tante volte che il problema è stato prolungare sino al 2028 la possibilità di avere due squadre seppur in categorie diverse. Vogliamo sentire Iachini invece cosa ha detto ieri in conferenza stampa, qualche stralcio delle parole del tecnico biancorosso. Iachini. Sotto l'aspetto della squadra, sotto questo aspetto non posso rimproverare nulla, perché poi dentro la partita la squadra ha reagito, ha giocato, ha creato occasioni per far gol, e lì dobbiamo essere ancora più bravi, più cinici, più determinati, più cattivi se vogliamo sotto porta. Gli argomenti sono quelli, prepariamoci per andare a fare una partita di livello, a livello di generosità, di organizzazione, di mentalità, di coraggio, di atteggiamento, perché se vai lì a Como, rinunciatario, andiamo lì a Como tanto per andare, è chiaro che non ne veniamo fuori. Noi siamo alla ricerca di una scintilla che possa riaccendere, no? E ritornare a far camminare con il giusto entusiasmo questo finale di campionato. Vista la situazione un po' che si era creata per quanto riguarda la settimana scorsa, no? Intorno al ragazzo, diciamola che era di una certa pressione nei suoi confronti, no? Quindi se gioca magari sbaglia una palla, due palle, ecco qua che magari brum, se vince, no, Busca non deve giocare. È chiaro che tutti i giocatori sono sempre sotto osservazione, dal portiere fino all'ultimo ragazzino della rosa, a Natuzzi. Se c'è tranquillità non c'è problema, si va in campo e si gioca. E quindi se dovessi accorgermi che c'è qualche cosina di diverso, ma non col portiere, questo può succedere anche con altri giocatori, no? Mandare in campo ragazzi più liberi possibili di mente e che hanno di testa, che hanno nella testa quello che devono andare a fare con quel coraggio, quella personalità e quell'atteggiamento che serve in questo finale di campionato. E queste le parole di Iachini. Jessica, ci sono dei messaggi? Sì, ci sono tantissimi messaggi, soprattutto riguardo appunto alla scelta eventualmente del portiere da giocare. Molti dicono che Iachini ormai è più confuso che mai, non capisce, altri invece gli danno fiducia appunto al secondo portiere. Poi effettivamente la colpa loro ritengono che non sia tanto di Brenno, ma soprattutto dei piani alti, e puntano sempre contro Polito e Iachini. Allora, facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme con i Bianchi e Rosso TV Sport. Indossa la primavera! La nuova collezione Primavera-Estate 2024 è arrivata negli store City Moda. Approfitta della promo Spring Cashback e ricevi fino al 20% in buono. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iatigia 243, Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Those who want to be like children.
non c'è un minuto da perdere. Da Asta Mobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmia. Corri, ti aspettiamo. Parino Lugno, strada statale 96, chilometro 115. Codes, società di ristrutturazioni edili, interni ed esterni, installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e riscaldamento idrici e fognari, dalla progettazione alla manifattura. Codes SRL è a Modugno, in via Brescia 4D. Mail codessrl.info@gmail.com, WhatsApp 375-817-0098. VMB Viaggi, pacchetti vacanze a quote fisse vantaggiose. Vienici a trovare in una delle nostre agenzie. Siamo a Bari, in via Brigata Regina 72, via Giuseppe Fanelli 221, via Andrea da Bari 69 e in via Cirillo 2 barra via Valenzano. vmbviaggi.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Vasta gamma di prodotti dermocosmetici, integratori alimentari, farmaci da banco, molteplici servizi. Farmacia Cavallo in viale Papa Pio XII 48B a Bari. Da 55 anni progettiamo soluzioni di sicurezza ambientale antincendio in oltre 47 paesi. Proteggiamo migliaia di persone e imprese in tutto il mondo. GL. Antincendio dal 1965. Eccoci insieme, seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Jessica è arrivata alla lista dei convocati. Sentiamo. Notizie sulla nostra pagina Facebook di Radio Bari. Abbiamo i convocati per Como Bari. I convocati sono i seguenti: out Di Cesare e Sibilli, rientrano Nasti e Mattino. 25 convocati, c'è anche Dio, però ha avuto una settimana complicata. Mamma mia. Ancora problemi alla schiena, è partito con la squadra, però la sensazione è che probabilmente non sarà disponibile per scendere in campo contro il Como, quindi davvero una situazione disastrosa da quel punto di vista. Però Dio continua. Abbiamo parlato di settimana, abbiamo tre finalmente attaccanti, ne invece due. Sì, Dio sino a fine della stagione dovrà convivere con questi dolori. Nasti che è però diffidato. Sì, Nasti già diffidato, sì, però di fatto ci sarà il rilancio dal primo minuto di Puskas, però giocheremo con un centravanti vero. Cristian, hai messo la squadra in campo? Sì, la vediamo nel campetto. Noi continuiamo a schierare il Bari con il 3-5-2, perché sensazione che Iachini voglia tornare dal primo minuto al 3-5-2. Il ballottaggio in porta, Brenno Pissardo, al momento diamo Pissardo in vantaggio su Brenno. Difesa 3 con Matino, Vicari, Zuzek, manca Di Cesare squalificato. A destra un ballottaggio tra Puccino, Dorval, a sinistra Ricci, in mezzo Maita, Benali e abbiamo aperto un ballottaggio tra Lulic e Bellomo, che potrebbe avere magari la sua occasione nel ruolo che poi è di Sibilli, anche lui squalificato, e davanti Aramu al fianco di Puskas. Che ne pensi, DJ? Ma se si ritorna, se vuoi ritornare al 3-5-2 ci sta, anche se Zuzek a sinistra già adesso vedo difficoltà. Però di fatto un centrale di sinistra non lo abbiamo. Non lo abbiamo. Bisogna essere perché adattato. Vicari per forza di cose bisogna spostarlo al centro. Mattino rientra da un problema muscolare, ma se sta bene gioca, e quindi altrimenti potrebbe giocare Puccino come braccetto di destra e quindi Dorval a destra. Sì. Sul fatto di Bellomo sì, perché mi sembra che Nicola abbia, diciamo, questo spirito diverso dagli altri, questo fatto che mi ricordo anche l'ultima partita con la Cremonese, ha quasi preso l'ammonizione lì durante il riscaldamento, insomma imprecava, è uno che sente il senso d'appartenenza forse come nessun altro, e quindi potrebbe essere, anche perché è entrato bene anche a Modena, mi ricordo fece un bel tiro, fece un assist importante per Aramo che non è arrivato con il colpo di testa, quindi, e poi garantisce qualità, nel senso che lui il piede ce l'ha. Eh sì. Poi l'occasione sarà anche per Aramu lì davanti con, Beh, Aramu con il rientrante Puskas. Diciamo diventa un 3-5-1-1 perché Aramu proprio punta vera no e dovrebbe legare il gioco come lui sa fare, come non ha fatto in questi mesi, sperando che anche lui a Modena è entrato con uno spirito, almeno così si cercava meno di lottare, però non so che, sai, dopo stare fermo tre mesi, dopo la problematica, diciamo così, del fuorilista, con Puskas che bisogna capire anche lui come sta, perché insomma era stato messo anche lui un po' da Beppe Iachini fuori e non è entrato neanche. Ora deve dare le risposte. E quindi qui se le risposte bisogna darle subito, perché se non, come hanno detto tutti e mi associo, ci vuole gente che lotta, quelli che hanno in cuore questa situazione problematica. Io mi auguro che abbiano capito dove siamo e dove potremmo arrivare se non ci mettiamo veramente il cuore, l'anima, la cattiveria ovviamente agonistica,
e dal punto di vista tattico poi abbiamo cambiato 3.000 moduli, quindi quello dipende poi anche dal giocatore che va in campo. Ci sono altri messaggi? Sì, appunto, sì. Parlando di quello che dicevi, i tifosi hanno visto appunto che abbiamo schierato Lulic, loro non sono completamente per niente d'accordo, loro vorrebbero appunto un bell'uomo al posto di Lulic, soprattutto perché lui effettivamente vive questa maglia. Sì, Iachini ha detto, come giusto che sia, sia nel 4-3 che nel 3-5-2 le mezzali dovrebbero quelle accompagnare, strappare, però e anche Lulic non è che strappi molto, almeno da quello che si è visto, anzi da quello che ho potuto, abbiamo anche commentato con Cristian, spesso e volentieri si vede un po' inadeguato, gioca spesso all'indietro, non si propone, e quindi Bell'uomo ha più caratteristiche, magari meno passo, però piede, e il piede oggi magari è anche un calcio piazzato, bisogna attaccarsi anche a tutti questi dettagli, perché noi le palle inattive, già che proponiamo e sfruttiamo poco la parte offensiva, le palle inattive per noi diventano fondamentali. 3-5-2 o 4-3-1-2 dice? Io ripartirei a 4, beh, 3, anche perché i 3, torno a ripetere, se non hai giocatori, difensori che impostano, che accompagnano l'azione, che danno ovviamente, iniziano la e si propongono, diventa, diciamo così, già rimangono 3 dietro, poi il play diventa 4, uno dei terzini rimane con 5 giocatori dietro, poi se dobbiamo per qualsivoglia anche difendersi di più del dovuto, magari ci può stare. Io, ma non sono allenatore, quindi... Dice altre, scusami, Cristian, altre notizie riguardo Matino, è pronto per giocare di nuovo titolare o...? Sì, si è allenato questa settimana regolarmente con il gruppo, quindi sensazione che possa partire dal primo minuto. Quindi... 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta. Vediamo se abbiamo, ci sono altri anche poeti, delle immagini, sì, relative esatto. ai dei vecchi come vediamo, Bari. Vediamo, anche vediamo. L'ultimo successo del Bari 1-3 era la stagione 2004, no? Con gol di De Rosa, Brioschi e Valdés. Se abbiamo trovato dal repertorio un po' di roba. Vediamo un po', chiedo alla regia se possiamo mandare in onda un po' di filmati. Di qualche tempo fa ormai sì, questa è l'ultima vittoria del Bari a Como 1-3, come detto, era il Bari di Pillon con gol di De Rosa, di Brioschi e del cileno Valdés. Vedi, due palle inattive, due calci d'angolo. Sì, vedi? Gol simili praticamente. Hai visto mai di De Rosa e Brioschi. Questo è l'anno in cui retrocedemmo. Sì, con Pillon in panchina. Andiamo sì, un'altra palla sì. inattiva, quella del Como. Calcio, se vai a vedere il range sulle palle inattive è incredibile. E poi la qualità di Valdés, che era giocatore di grande talento. Aramu gioca, doveva fare il play. Sì, secondo me Aramu gioca in attacco con Puskas, può essere la sua. Aramu e Puskas attorno al discorso della punta e mezzo devono lavorare. Così invece tanto, c'era Nicola in panchina, 1-1 2015, abbiamo visto Rosina, segno De Luca il gol del pareggio con il Como che andò in vantaggio. Insomma, questo che è questo giocatore? Aspetta, questo è. Non riesco a riconoscerlo. Però è un giocatore abbastanza. Sì, un centravanti, adesso non ricordo. Ganz. Gioca a Ganz, la prendi tu. bravo. Ganz, e questo è il gol sì, di De Luca. Andrete insomma in questo stadio dove si vede molto bene la partita, perché è uno stadio piccolo, insomma. Sì, piccolo. Quanti baresi sono previsti? 500 biglietti. Questo la dice lui. Questa è una partita invece in casa al San Nicola, sempre quella stagione. E il Bari vinse 3-0, il gol lo fece il primo Puskas. Ah, bene. Eccolo qui Puskas, il giovane Puskas. Ne ha fatti 3 di gol al Como, 2 col Pisa, quindi una delle sue vittime preferite. Speriamo che ci attacchiamo un po' a tutto, no? per risolvere questo problema del gol. Però questo fu il primo gol di Puskas in quella stagione. Un gol d'attaccante con una palla un po', no? Un palla sporca. Portiere di rigore. Respinge in area centralmente, insomma, poi lui bravo. Quanto si soffre quest'anno, dice, quando è la sensazione che non ci sia poco da fare. No, cioè, anche perché questa è la sensazione che abbiamo, con la Cremonese prendiamo il solito gol, diciamo, un po' a polli dopo 50 secondi, però c'è stato un minimo di reazione. 3 occasioni, ti ricordi, Cristian, dove la squadra sembra reagire. Poi c'è questo calo di nuovo, vuol dire che non c'è continuità a livello mentale, a livello proprio di energie, non lo so. Sinceramente commentare non è semplice. Non è semplice, c'è da preoccuparsi un po'. Va bene. Allora facciamo così, andiamo in... Anzi, no, prima della pausa pubblicitaria, ci ha mandato la sua corrispondenza il professor Antonucci. Vediamo cosa ha da dirci, poi pubblicità e poi di nuovo insieme. Il Como è stato sempre un avversario di lunga gittata, nel senso che è venuto a Bari e ha giocato a Como a terre vicende. In effetti prima si chiamava Comense e Comense venne a Bari e perdette, lì invece pareggiamo. Oggi possiamo dire che questa partita
un bivio, come dire, adatta per la cosiddetta svolta. Speriamo nel bene, io non voglio predicare più perché purtroppo le ultime partite mi hanno fatto un po' spaventare. Il Como è effettivamente stato sempre un avversario anche da un punto di vista ostico. Speriamo bene anche perché faranno felice i miei nipoti che intravedono per il Bari. Un saluto ai miei nipoti e soprattutto a Giovanni e ad Antonio, due ragazzi eccezionali, grandi tifosi biancorossi che sperano e si augurano che il Bari possa battere il Como a Como. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cuccovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura e Andria. Con i nuovi corsi interamente finanziati potrai specializzarti nei settori automotive, biomedicale, automazione, ferroviario, siderurgico, dell'industria 4.0, del sistema idrico e del sistema casa. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cuccovillo, il futuro ora. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Indossa la primavera! La nuova collezione Primavera-Estate 2024 è arrivata negli store City Moda. Approfitta della promo Spring Cashback e ricevi fino al 20% in buono. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Nani! Oh, qui il caso è complicato! Più della prova costume d'estate! Ma dove fare la spesa? È diventato davvero difficile! Madonna santa! E siamo a giocare! Oh. Ma mi stai sentendo? Zoom! Wingardium levissima! Piu! Nani! Ma come hai fatto? Usa! A me! Oh, bello, per fare luce sulla convenienza, basta venire qui. E quindi dobbiamo fare la spesa sempre da Sigma? E la prova costume? Pure. Oh. Ma al buio però. Beh, ci mancherebbe. Yuppie! Scopri le nostre offerte su www.sigmasupermercatipuglia.it. Non c'è un minuto da perdere. Da Asta Mobili inizia il fuori tutto. Sconti eccezionali su tutti gli arredi presenti in esposizione. Tante offerte imperdibili. Chi prima arriva, più risparmia. Corri, ti aspettiamo. Bari Modugno, strada statale 96, chilometro 115. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Aperti anche la domenica mattina dalle 8.30 alle 13. Offre una vasta gamma di prodotti dermocosmetici dei migliori brand come Miamo, Filorga, Codaliro, Sposé e tanti altri. Integratori alimentari per ogni esigenza come Named, Enerzona, Enervit e Gymline, oltre ai farmaci da banco e molteplici servizi come consegne a domicilio, tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Scegli Farmacia Cavallo, la tua farmacia di fiducia in Viale Papa Pio, 12esimo 48B a Bari.
Ancora insieme, terza parte del Bianco e lo Rosso TV Sport. Tra poco torna tra noi Enzo Tambora, si è allontanato un attimo per questioni personali, un po' di stretching. Parlavamo a telecamere spente, noi abbiamo chiaramente schierato Antonio Umbari con un 3-5-2, chiaramente l'altra ipotesi potrebbe essere il 4-3-2-1, magari con Aramu e Moracchioli alle spalle di Puskas. Difficile al momento davvero capire come Iachini voglia poi affrontare questa partita. No, anche perché come ho detto prima Aramu e Puskas dovranno lavorare tanto, quindi magari avere un altro che sia appunto Moracchioli, può entrare anche il ragazzo Davide con Angiuli, può anche c'è cioè, Acic, diciamo che possono avere più chance anche a livello offensivo, perché dobbiamo anche noi proporre, perché in questo diciamo, momento sia Puskas che Aramu, almeno fino adesso, non hanno diciamo, una condizione accettabile. E poi magari con la difesa 3 diventeremo magari anche più piatti. Non penso si deciderà tra oggi e domani. Da parte mia, l'ho detto prima, preferisco più una difesa a 4 anche con più giocatori davanti, nel senso anche perché i nostri terzini si spingono ma non spingono in maniera diciamo nel 3-5-2 che possono arrivare anche in zona gol. E allora diamo un'occhiata anche alla probabile formazione del Como. L'abbiamo schierata in grafica con il 4-4-2, perché al momento sta parlando anche il tecnico del Como, quindi non abbiamo gli ultimissimi anche per quanto riguarda i convocati, però possiamo vedere in grafica la formazione che abbiamo preparato con il 4-4-2. Antonio, con Semper in porta, Iovine, Goldanica, Odenthal e Sala in difesa, Strefezza, Abilgard, Braunoder ed Acuña centrocampo, e poi da avanti Gabrilloni e Cutrone. Dobbiamo capire anche come questo sta Verdi e se sarà tra i convocati. Sì, questo è un 4-2-4 perché magari Cutrone è più punta di Verdi, quando ha giocato Verdi diventava un 4-2-3-1 perché Verdi agisce come trequartista e lega anche lui più il gioco, poi ha due piedi uguali, destro e sinistro, è incredibile. Però Cutrone ha giocato, un attaccante di esperienza, Gabrilloni ha fatto 8 gol e poi soprattutto i due esterni che ti fanno male se non hai la capacità di andare a raddoppiare, Strefezza che è stato un acquisto oneroso di gennaio, credo sui 5 milioni e mezzo più ingaggio, lo stesso da Acuña, giocatori che poi arrivano anche al gol, cosa che tornando a noi i nostri esterni difficilmente hanno fatto gol. Esterni di qualità, di tecnica, che saltano poi l'uomo. Poi i mediani danno questa capacità di essere collegati con la difesa, danno equilibrio, danno forza, che sono Braunder e Albi di Gar. Eh sì, una squadra forte, squadra che si sta giocando poi la promozione diretta per salire in Serie A. Intanto sì, rientra anche, magari continuiamo a vedere in grafica il Como e rientra in studio il nostro Enzo Tambora. C'è il turnover, sì. C'è turnover. Un po' di stretching ha detto Antonio. Poi c'è Fumagalli davanti. Fumagalli in panchina, sì, Fumagalli. Intanto chiacchierato diciamo, Fumagalli nel mercato di gennaio. È un rincalzo, diciamo, giovane ma importante, quindi che si gioca le sue chance. E poi appunto Verdi, non so se è convocato, Verdi è un giocatore che anche quando entra può incidere soprattutto sui piazzati, sulle altro giocatore di grandissima qualità. È una squadra forte, d'altronde è seconda in classifica, ha investito tanto, vogliono andare in Serie A, è ovvio ci sono anche altre squadre, vedi la Cremonese, il Venezia, il Catanzaro ha perso la partita in casa perché il Catanzaro come gioco forse è la squadra che gioca una dei migliori calci della Serie B, però diciamo un po' forse di inesperienza l'ha un po' condannato. Messaggi ancora? Sì, tantissimi messaggi, infatti tutti vorrebbero effettivamente che questa squadra approfittasse per imparare a dimostrare, iniziare a dimostrare che può magari fare gol nonostante tutte le difficoltà, perché effettivamente una squadra che in casa diciamo che ha un buon risultato. Il problema sai qual è? Che sia in casa che fuori quest'anno abbiamo avuto ovviamente delle problematiche. Poi andiamo a vedere, noi abbiamo 6 partite, noi abbiamo 35 punti. Ora non so Enzo se avete fatto delle tabelle di marcia per arrivare alla salvezza, però su queste 6 partite dovremmo vincere almeno 3. Sì. Per fare 9 punti sei, diciamo così, almeno sul sicuro. Vi faccio vedere le prossime partite così magari. No, le conosco, c'è il Como, poi c'è il Pisa, andiamo a Cosenza, c'è il Cittadella. Parma, Cittadella e Brescia. Parma, Cittadella e Brescia. Quindi queste 3 partite bisogna assolutamente vincerle. E quindi poi a Cosenza può esserci veramente uno scontro proprio di quelli all'ultimo sangue, perché il Cosenza è nelle condizioni nostre, forse anche peggio, anzi peggio, e quindi ecco anche in questi casi dice le tabelle non si fanno, io penso che sì. Anche lo stesso Iachini, anche gli stessi calciatori possono avere un attimino di attenzione di più ai punti che ci servono per salvarci. Insomma,
pregare questo momento, non so cosa possa accadere a Como. È chiaro che non può essere la partita con la Cremonese che pronti via, prendi gol dopo, dopo un minuto. Serve un altro tipo di attenzione, serve un altro tipo di approccio soprattutto alla gara, per avere la speranza di restare come dire in partita il più a lungo possibile. Davvero molti mi dicono: ti vedo particolarmente preoccupato. Sì, sono preoccupato, perché chi da anni segue calcio capisce che in questo momento servirebbe quasi un'impresa per salvarsi, paradossalmente sì. Quello che è, infatti la classifica non dice questo, ma secondo me ci vuole un'impresa per come siamo messi, per come è l'atteggiamento, anche per come l'aspetto credo mentale. L'abbiamo visto anche a parte dopo 50 secondi con la Cremonese, abbiamo subito questo gol un po' così evitabile, ma poi anche dopo che l'abbiamo avuto 20 minuti buoni, abbiamo creato qualcosa, poi la Cremonese in alcune situazioni sembrava che ci facesse il torello e entrava senza problemi, troppo facile. Questo credo che è l'aspetto secondo me più preoccupante. Il Como invece, Cristiano, sì, l'abbiamo visto prima in grafica, secondo te è una squadra, non so se riusciamo a veramente la seconda forza del campionato? Beh, se è lì sì, anche perché ho perso due scontri diretti col Palermo, mi ricordo anche con la Cremonese, però una squadra che paradossalmente ha cambiato allenatore, che era terzo in classifica. Tutti ci siamo domandati, ma con un contratto lungo mi sembra di altri due anni, questo a volte, se è il cambio d'allenatore, può essere positivo o negativo. Per loro credo che è stato anche, ha cambiato poi anche l'assetto tattico, il duo Fabregas-Roberts, e per adesso sono lì secondi, quindi il campionato, secondo me la classifica rispecchia sempre quello che hanno fatto durante la stagione. Nelle ultime tre gare in casa ha una media gol di 2.3, quindi questo la dice tutto anche sulla capacità offensiva di questa squadra, che nel 2024 ha anche fatto più punti di tutti in casa, e più punti di tutti in casa li ha fatti in tutto questo campionato. È davvero la seconda forza del campionato. Cioè, voglio dire, io pensavo il Venezia, visti gli attaccanti, visti anche i centrocampisti, la qualità che ha, però il Venezia siamo andati anche noi abbiamo fatto quei 15 minuti due gol veramente a polli. Poi sono molto forti in casa hanno fatto un sacco di noi abbiamo creato anche il problema là, ora paradossalmente, poi abbiamo perso nettamente, però sul 2-1 abbiamo creato due o tre occasioni, potevamo pareggiare, quindi, e loro in casa mi si abbiano perso anche altre volte. Credo che la squadra più forte è il Parma, la seconda, io penso ancora alla Cremonese, perché ha la difesa meno battuta del campionato, ha l'allenatore secondo me più esperto e anche un organico di livello superiore alle altre. Però il calcio, sappiamo, come dice anche il grande Antonucci, non c'è una logica, è sempre l'imponderabile. Jessica? Niente, tutti i tifosi sono preoccupati, un po' come tutti noi, no? Diciamo, molto. Esatto, loro non vorrebbero appunto lottare per la salvezza, quindi sperano anche loro che in queste partite ci siano risultati diversi. C'è una telefonata, prendiamola, dice, sì. Scusami, pronto? Sì, Enzo, buonasera, saluto Di Gennaro e tutti voi. Ciao. È una mia opinione, visto che ne abbiamo cambiati tre di allenatori, e secondo me non è colpa degli allenatori, visto e considerato la classifica che vediamo. Io direi di mettere da parte, modo di dire, Iachigi, è prendere il capitano di Cesare, ed è bene che lui faccia la squadra e mettersi in campo e prendersi tutti loro che giocheranno la vera responsabilità. E vedete, è vero che dipende da loro o dall'allenatore? Sicuramente non è l'allenatore. E devono dimenticare in questo momento sia la classifica e sia la squadra che devono trovare davanti. Quindi dico correre e giocare e portare il risultato a casa, basta, finito. Grazie. Servirebbe una partita sanguigna, si dice in questi casi, no? Nel senso, una partita che cattiva, la cattiveria, quella agonistica. Ma ne siamo capaci, questa è la realtà. No, fino adesso non siamo stati capaci, e questo è ancora di più la preoccupazione, perché sono quelle squadre che sono partite e sapevano il loro percorso, cioè di lottare per retrocedere. Noi siamo arrivati in quella posizione non preparati mentalmente per quello che deve essere una squadra che si deve salvare, quindi se non c'è preparazione, tre allenatori, cambi di moduli e quindi situazioni di infortuni, giocatori non al massimo della condizione, quindi tante problematiche in un contesto dove ti giochi, insomma, io dico, l'ho detto l'altra volta, cioè, ragazzi, la C è una cosa che non si può pensare. La retrocessione in C, l'ho detto l'altra volta, peggio del fallimento di Gian Caspero, perché poi è un vuoto a perdere. La Serie C è un vuoto a perdere. Un vuoto a perdere, stavolta fra virgolette, meriteresti sul campo, ancora peggio. Quella volta diciamo che la prendemmo come una iattura venuta al di là del... Ma anche gli stessi calciatori, l'anno scorso qualcuno diceva, ma il Bari non è voluto andare in Serie A.
Se tu vai in Serie A l'anno scorso, allenatore, direttore sportivo, giocatore, ti cambia la carriera, non soltanto economica, ma anche in prospettiva, diciamo così, di squadre e quant'altro. Se tu retrocedi questi giocatori, viene a campo il retrocesso al Benevento. Quindi se tu retrocedi in C, voglio vedere il prossimo anno. Cioè, anche in questo dovrebbe far scattare qualcosa di diverso. Me lo auguro da domani, ma lo diciamo già da 3-4 mesi. Ti chiedo una cortesia, Jessica, puoi vedere il calendario della prossima giornata di campionato per capire un po' come siamo messi? Noi o di tutta di tutta la Serie B, per capire insomma gli altri cosa fanno, perché questa è una giornata che ci potrebbe particolare, sì, proiettare realmente nella zona playout. In questo momento l'abbiamo scansata, stavolta no. Vediamo gli impegni anche degli altri, magari chiudiamo con questa chiosa. Cioè, 33esima giornata. Cremonese-Ternana, o sbaglio? Cremonese-Ternana, Modena-Catanzaro, Cittadella-Ascoli, Pisa-Feral-Pisalò, Como-Bari, Sampdoria-Sud-Tirol, Cosenza-Palermo, Parma-Spezia, Lecco-Reggiana-Venezia-Brest. Beh, gli altri non sono anche gli altri sono partite sì, toste, Palermo, Parma. Noi qualche punto dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo noi, sì, però anche gli altri non se la passano benissimo. Spezia, lo stesso Cosenza, la Ternana, delle però difficoltà le hanno. Bisogna guardare anche gli altri risultati. Sì, certo. In queste condizioni è normale. Magari si abbassa un po' la media. Sì. Domani, tabella di marcia, a che ora partite, tu dici? Alle 8 abbiamo il volo per Milano, poi ci spostiamo verso Como con la squadra. Sono partiti anche Di Cesare e Sibilli, nonostante la squalifica. Non abbiamo detto che mancano due giocatori, uno in difesa e un altro nella zona offensiva, importanti, che fanno la differenza. Purtroppo il collega di Como è impegnato con la conferenza stampa di Roberts, quindi non riusciamo a contattarlo. A tutto campo adesso con Ricci, Jessica, esatto. Ok, allora ti lasciamo con Ricci. Io ringrazio Cristian Siciliani, Antonio Di Gennaro, buon lavoro per domani. Forse speriamo bene. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.